Arriva in Italia la nuova terapia per asma e bronchite cronica, studiata a partire dai bisogni espressi da medici e pazienti. La novità della combinazione fluticasone-furoato-vilanterolo, somministrato attraverso un sistema di rilascio apri-inala-chiudi, consente con un'unica inalazione giornaliera di tenere sotto controllo entrambe le malattie lungo tutto l'arco della giornata. Un italiano su 10 soffre di queste malattie respiratorie con importanti problemi di salute, ospedalizzazione e di costo per tutta la comunità. Qual è l'impatto delle malattie respiratorie in Italia? È un impatto importante, ma impatto sia per quanto riguarda la prevalenza, cioè il numero di pazienti che hanno questo tipo di patologia, e soprattutto anche un impatto di tipo economico. Perché chiaramente diciamo che quelli che sono i cosiddetti costi indiretti, cioè l'assenza dal lavoro, la non performance lavorativa, sicuramente sono importanti, soprattutto quando si parla di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Altrettanto importante è l'asma, che chiaramente ha anche una problematica di tipo pediatrico, e anche qui allora abbiamo le problematiche con la scuola. Qual è il vero nocciolo? Il nocciolo del problema è che tutte e due aumentano, e questo sicuramente fa costituire un problema sociale. L'altro problema, mi sembra di capire, è l'aderenza. L'aderenza è un punto fondamentale, perché noi possiamo fare qualsiasi diagnosi, possiamo valutare qualsiasi comorbidità del paziente, tutte le prove funzionali che volete, fare la prescrizione più corretta possibile. Se poi il paziente non assume le terapie, chiaramente noi non riusciamo, ma questo per qualsiasi tipo di malattia cronica, a raggiungere quello che è il controllo della malattia. Questo non significa che tutto dipenda dal paziente che non assume la terapia, ma esistono a monte dei grossi problemi di educazione, di tempo dedicato all'educazione del paziente stesso, che chiaramente impattano negativamente sul fatto che poi il paziente riesca a seguire quello che è il regime terapeutico prescritto. Quali sono le richieste dei pazienti? Diciamo che le richieste dei pazienti sono sempre quelle di: A, voglio capire che malattia ho. Questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che non esiste aderenza al trattamento se il paziente non capisce che cos'ha, che malattia ha. I tempi sono cambiati ed è giusto che questo sia, ovviamente. Secondo, il paziente deve essere istruito, e qui interviene una cosa fondamentale: in tutte le altre malattie croniche l'assunzione della terapia è per os prevalentemente. Qui invece noi abbiamo uno step in più, un passaggio in più, che è l'inalatore. È l'inalatore che fa parte integrante di ogni singolo prodotto, chiaramente, è diverso a seconda del tipo di prodotto, quindi non è che io possa cambiare senza spiegare al paziente. E quindi è fondamentale l'educazione del paziente specifica sul singolo inalatore, quindi sul singolo prodotto che lui deve assumere. Qual è il ruolo del farmacista per le malattie respiratorie? È un ruolo molto importante, perché il farmacista deve consigliare il paziente anche a usare i device. E questo farmaco nuovo della Glaxo è molto più facile da usare per il paziente, quindi noi dovremo lavorare per aumentare l'aderenza alla terapia, che è molto bassa nel caso di malattie quali la BPCO e l'asma. Quindi su questo ci impegneremo per arrivare, come sempre, a una farmacia che sia il luogo di salute, il luogo dove i cittadini si devono rivolgere insieme attualmente al medico di medicina generale per curare bene la propria salute. Qual è l'impatto nell'ambulatorio del medico di medicina generale per quanto riguarda le malattie respiratorie? Per quanto riguarda le malattie respiratorie, in modo particolare l'asma, la BPCO, c'è ancora molto da lavorare per identificarle veramente nella pratica quotidiana, in real life, delle patologie che vanno affrontate con la logica della medicina iniziativa. Abbiamo già fatto molto sul diabete, abbiamo fatto molto sull'ipertensione, qui ancora c'è da lavorare proprio per identificare alcuni percorsi che permettono di seguire i pazienti in continuità, e molte volte ancora molti di questi pazienti sono trattati solo quando un sintomo peggiora, e quindi si va a fare un trattamento non eziologico ma fondamentalmente sintomatico. Come è cambiato e come cambia il modo di fare ricerca?
La ricerca sta cambiando nei suoi modi, nei suoi modelli. Da una parte sta diventando sempre più collaborativa e quindi sempre più collaborazione con chi produce le conoscenze, che è quasi sempre in ambito accademico, e quindi il nostro compito è sostenere la ricerca degli altri e poi trasformare questa ricerca in prodotti. D'altra parte sta cambiando perché non è soltanto perseguire l'efficacia assoluta che oggi conta anche la semplicità d'uso, il permettere ai pazienti di prendere i prodotti della ricerca. Non ha senso avere un farmaco efficace nel 99% dei casi se poi soltanto il 10% lo assume. E quindi la ricerca in questo caso sta cambiando, proprio integrando il concetto di efficacia con quello di semplicità, di facilità di essere usato. E noi abbiamo proprio un esempio con il Relvar di un farmaco che unisce l'efficacia, che gli permette di essere confrontato con i migliori standard di riferimento, ma con la facilità e con la semplicità, che gli permette sicuramente di essere un riferimento unico, in questo caso per quanto riguarda l'aderenza alla terapia. Le principali funzioni della pelle sono due. Da un lato ci difende dall'ambiente esterno, da tutti i possibili insulti che l'ambiente esterno può arrecare all'organismo, quindi insulti fisici come le radiazioni ultraviolette, insulti chimici come qualsiasi sostanza chimica che può venire a contatto col tessuto e può causare dei danni, ma soprattutto gli insulti microbiologici. Virus, batteri, funghi sono costantemente, diciamo, allerta per poterci in qualche modo danneggiare, e la pelle ci difende da tutti questi insulti. Dall'altra parte la pelle è un organo che ci mette in comunicazione con l'ambiente esterno, permette di sentire l'ambiente esterno, è un importante organo di senso, ed è lo specchio attraverso il quale gli altri individui ci riconoscono e ci giudicano. Però la pelle può avere dei problemi, uno di questi per esempio è la psoriasi, che è una malattia molto diffusa, colpisce oltre 3 milioni di italiani. Che cos'è la psoriasi e come si manifesta? È una malattia infiammatoria cronica che si manifesta con delle placche arrossate, ricoperte di squame, molte volte localizzate in sedi tipiche, quali il cuoio capelluto oppure i gomiti e le ginocchia, qualche volta in maniera più diffusa. Il 20% dei pazienti si stima abbiano una forma grave, diciamo, di psoriasi, e può provocare prurito intenso e ha soprattutto delle ripercussioni sull'attività relazionale e sulle attività sociali. Le forme gravi di psoriasi sono anche un fattore di rischio metabolico e cardiovascolare. Quindi questo è un altro aspetto individuato più recente che rende curare questa malattia ancora più importante e mandatorio. Parlando della forma lieve e moderata, pur essendo una forma lieve e moderata, abbiamo detto che può causare delle gravi ripercussioni anche dal punto di vista sociale per le persone che ne sono colpite. Certo. Questo perché? Per i trattamenti storicamente come sono sempre stati per la psoriasi? Le forme lievi e moderate lo sono da un punto di vista obiettivo, ma per il paziente che ce l'ha, qualsiasi forma è grave ovviamente, lui vuole comunque liberarsene. I trattamenti, quando sono, si tratta di forme lievi e moderate, sono prevalentemente trattamenti topici, sono pomate, unguenti, gel, che vengono applicati sulle lesioni. Sono generalmente trattamenti efficaci, vanno applicati però con correttezze per i tempi adeguati per ottenere la remissione delle lesioni. Lei ha parlato di gel, in che modo l'introduzione del gel nella terapia della psoriasi ha cambiato le cose? Le ha cambiate sostanzialmente, in quanto l'associazione di betametasone e calcipotriolo, di gel di cui stiamo parlando, combina insieme due farmaci, i quali insieme hanno un effetto sinergico sull'attività, diciamo, curativa, e da un lato riducono i potenziali effetti collaterali di entrambi. Quindi è un trattamento molto vantaggioso per i pazienti. Oltretutto è vantaggioso anche dal punto di vista, se vogliamo, cosmetologico, in quanto non è eccessivamente unto e quindi non comporta problemi, diciamo, tattici nell'applicazione, e ha un'efficacia che si evidenzia già dopo poca applicazione. Già dopo 10 giorni di applicazioni molti pazienti ottengono una remissione quasi totale delle lesioni. La medicina generale nella sua attività quotidiana soffre la difficoltà di traslare i risultati della ricerca scientifica, anche se di qualità, nella sua attività quotidiana, proprio perché i pazienti che afferiscono alla medicina generale sono i cosiddetti pazienti reali, cioè pazienti che possono avere varie patologie, quindi comorbidità, e possono ovviamente assumere anche un certo numero di farmaci.
realtà diverse da quelle che sono le tipologie dei pazienti degli studi clinici, i cosiddetti trial clinici, dove in realtà i pazienti vengono selezionati per avere una certa purezza ai fini di dimostrare o meno l'ipotesi che vengono analizzate negli studi clinici. Conseguentemente è difficile poter traslare i risultati della ricerca sperimentale nella pratica quotidiana. Conseguentemente la medicina generale si è posta il problema invece di sostenere questa esigenza e si vuol porre a disposizione di un nuovo percorso che viene stimolato in primis dall'Agenzia Europea dell'EMA in merito a quello che sarà sempre più un'attenzione alla medicina reale del territorio. Attraverso quindi un aggiungere ai classici clinical trial anche quelli cosiddetti pragmatici, cioè cosa succede realmente nel territorio, inserendo dentro questi studi anche i cosiddetti pazienti reali. Questi studi si inseriscono in una serie di iniziative che sostanzialmente vanno a verificare l'efficacia reale e non soltanto l'efficacia sperimentale, e sono gli studi che verificano l'efficacia, studi che vanno sulla verifica della sicurezza, ma anche su un percorso basato sui registri pazienti, registri patologie, registri farmaci, unitamente poi alle cosiddette pathway, clinical pathway, cioè un percorso autorizzativo dei farmaci sul mercato che avviene progressivamente in funzione anche dell'esperienza che il medico può realizzare una volta che il farmaco è uscito sul mercato. Ecco, tutto questo si può realizzare se valorizziamo la medicina del territorio. In Italia abbiamo delle opportunità, direi uniche, in quanto la medicina del territorio è forse la più sviluppata e più attiva a livello europeo. Contemporaneamente abbiamo un mondo scientifico di eccellenza, abbiamo un servizio sanitario nazionale basato appunto sulla diffusione capillare dello stesso e abbiamo un sistema regolatorio AIFA che è sicuramente punto di riferimento a livello nazionale. Se queste realtà si mettono insieme unitamente al mondo della produzione, credo che sia facile intuire come il risultato di ritorno per tutte queste realtà, comprese per il mondo della produzione, possa risultare veramente un ottimo risultato per il sistema paese.